Ciao, io mi chiamo Francesco Alberici, ho 35 anni e lavoro in teatro come attore e drammaturgo da 10 anni. Nel 2021 ho vinto il premio UBU come miglior attore Under 35 e nell'ultimo periodo sto iniziando a lavorare un po' nel cinema, cosa che mi piace moltissimo. E vi faccio vedere i miei profili. Grazie. Ciao. L'invidia, la frustrazione, il senso di competizione, sentirsi addosso gli sguardi degli altri giudicanti, sprezzanti. Cioè, guardate, a me a volte viene voglia di tirarmi fuori dal gioco. Adesso per me è come se voi foste tutti qua, pronti, sulla scena, seduti, che stiamo... Seduti no, perché le sedie non si capisce perché non bisogna usarle. Però è come se foste tutti in piedi, pronti per iniziare sulla scena, a me viene voglia di andarmene. Mia madre mi ha raccontato che alle materne una volta è venuta a prendermi e c'ero io seduto su un muretto in un angolino che picchettavo l'erba con un bastoncino, da solo. E lei ha chiesto alla maestra, ma cosa Francesco, cosa è successo? E fa, no, ma Francesco è fatto così, gli piace giocare da solo, a lui piace giocare da solo. Che spirito di osservazione, gli piace giocare da solo. Non mi piace giocare da solo, ovviamente. Ci sono delle chiazze di colore, ci sono dei dettagli definiti anche belli, che però, mancando il disegno generale, non hanno senso da solo. Cioè, qual è lo spettacolo? Quello è per me il problema, proprio, che richiede un'intuizione strutturale di scrittura, di regia. Cioè, quello è proprio per me la cosa senza la quale si va a carte 48. La domanda che io qua è: cosa c'entra il ballo? Cioè, dov'è il ballo? Il titolo fa riferimento al ballo. Ginger e Fred sono due ballerini. Stiamo studiando tip tap. A che serve il ballo? Serve a mascherare il nostro discorso? A spostarlo dal teatro al ballo per fare una grande metafora, oppure semplicemente per confondere le acque? Però c'è, cioè, un senso ce lo deve avere da qualche parte. Allora, se io non solo l'ho vissuto già mesi fa quando Chiara mi aveva raccontato, ma stamattina... Anzi, non le faccio neanche, mi immagino di farle. Sto seduto immobile davanti allo specchio da solo e mi immagino di fare delle cose bellissime. E chi se ne frega che non le vede nessuno? Sono bellissime secondo te? Secondo me, e soprattutto mi fanno stare bene. Mi fanno stare bene. Immagino che mi dicono delle cose tipo: sei bravo, sei fantastico, sei il migliore, bellissimo questo lavoro. Sei bravissimo a ballare. Meno di un anno dopo il matrimonio, Joy si ammala di tumore e in un tempo molto breve muore. Nelle 3 settimane successive alla morte di sua moglie, Lewis annota tutte le sensazioni che lo attraversano, tutte le domande che si pone, i dubbi, le riflessioni. Li annota su alcuni quaderni vuoti che trova in giro per casa. Descrive il suo dolore. Riempie 4 quaderni e poi decide di fermarsi. Cominciano così. Nessuno mi aveva mai detto che il dolore assomiglia tanto alla paura. Non è che io abbia paura. La somiglianza è fisica. Gli stessi sobbalzi dello stomaco, la stessa irrequietezza, gli sbadigli. Inghiotto in continuazione. Altre volte è come un'ubriacatura leggera. O come quando si batte la testa e ci si sente rintronati.
Questo è il nostro primo quaderno. Ti svegli, scendi dal letto e sbatti il mignolo del piede sinistro contro la gamba del letto. Fa male. Però, se tu vai a giocare a calcetto con gli amici e per fare il fenomeno ti lanci in rovesciata alla Cristiano Ronaldo e ti strappi il legamento del ginocchio, fa più male di quando hai sbattuto il mignolo contro la gamba del letto. Tuttavia, se contro la tua volontà tu vieni coinvolto in una rissa in cui ti arriva un pugno in faccia e ti stacca di netto questi due denti dell'arcata superiore, fa più male di quando ti sei strappato il legamento del ginocchio. Chiaro? Quando andate al ristorante e siete indecisi tra un piatto e un altro, per favore, non chiedete al cameriere qual è più buono, perché lui non ve lo può dire, altrimenti il titolare lo licenzia. No, vabbè. Cioè, no. Per tutta l'infanzia ho sperato nella tua assenza. Tornavo da scuola nel tardo pomeriggio verso le 5 e io sapevo che se la tua macchina non era parcheggiata davanti a casa voleva dire che tu eri andato al bar o da tuo fratello, che non saresti rientrato per cena, che mia madre ci avrebbe servito la cena sbuffando e che io non ti avrei rivisto prima del giorno dopo. E nonostante questo, tutti i giorni, quando mi avvicinavo a casa io pensavo alla tua macchina e dicevo, ma ti prego, fa che non ci sia. Fa che non ci sia la sua macchina, per favore. Fa che non ci sia. Io ho imparato a conoscerti soltanto per caso, oppure attraverso gli altri. Non molto tempo fa ho chiesto a mia madre come ti ha conosciuto e perché si è innamorata di te. E lei mi ha risposto, il profumo. Mi ha detto, all'epoca tuo padre portava il profumo, sai? Non era come adesso. Gli uomini non mettevano mai il profumo, tuo padre invece sì, lui sì, era diverso.